Amici di Top Planet, Abitat Bianconero, buongiorno a tutti, è il vostro amico Luigi da Bordeaux, sono col cappellino e sciarpa in bagno perché causa influenza sono ancora un po' malato, era parecchio che non vi facevo un video. Che cosa dire? Ieri sera grande partita, grande Gonzalo, abbiamo vinto, ci stiamo credendo sempre di più, ora bisogna dare la dimostrazione anche martedì sera. In Grecia, contro i nostri concorrenti per la Champions League, grande partita in difesa di Benazia, grande De Sciglio, grande tutti. Gonzalo voleva questa vittoria, come ha detto Allegri, non sapeva fino al giorno prima che poteva giocare, e poi invece l'ha, come dire, l'ha messo in campo. Ha dato una grande dimostrazione: quando si vuole, si riesce. Complimenti a tutta la squadra e crediamoci, perché in questo modo che la Juve si deve comportare e deve continuare a giocare. Ci sono state grandi delusioni all'inizio, anche in Champions, perché si poteva dare di più e si poteva fare di più. Tanti dicono che era un sistema, un modo per cercare di buttare fuori dalla panchina Allegri. Secondo me non è questo, no, il ciclo non è finito. E che sicuramente, come è successo quando si era al 14° posto, un calo fisico, mentale, tutto ci può stare, però bisogna dargli fiducia, crederci sempre e andare avanti, perché la Juventus ora come ora non deve lasciarsi sfuggire questo campionato. È importante vincerlo per dare la dimostrazione che anche con la VAR e con tutto quello che ci danno contro, noi siamo sempre la Juventus, siamo sempre più forti, siamo campioni d'Italia. Un saluto a tutti, voglio fare un grandissimo saluto a tutti gli Juventini di Siena, al gruppo Juventus Ghibellino. E soprattutto ai gobbi ondaioli che mi conoscono e che ci ho passato l'estate durante i giorni del Palio insieme. Fino alla fine, forza Juventus! Ciao!